L'errore del una volta salvato, sempre salvato nasce in casa calvinista come diciamo, epilogo e conseguenza di un errore ancora più grande che ha anche il sapore dell'ognosticismo, ovvero il predeterminismo. Cosa vuol dire? Che Dio in realtà ha predeterminato tutto, persino le nostre scelte, quindi il libero arbitrio in buona sostanza non è altro che un'illusione delle persone, perché Dio ha decretato tutte le nostre azioni e l'ipercalvinismo arriva persino a dichiarare appunto che Dio ha, come dire, già gestisce persino le azioni malvagie, quindi proprio siamo così lontani veramente dal pensiero biblico. È qualcosa che ha, come dicevo, il sapore gnostico. Tu devi sapere che lo gnosticismo, grande nemico del cristianesimo antico, proprio affermava queste cose, affermava che c'erano delle persone elette. E questo errore, in un certo senso, in realtà è sempre rimasto latente, in tante religioni e in tante forme eretiche. Per esempio noi lo troviamo nell'Islam. L'Islam assolutamente predeterminista, anche se ci sono versetti coranici dove sembrerebbe che le scelte dell'uomo abbiano una loro consistenza, però ci sono altri versetti che in un certo senso sovrastano questo concetto, dicendo che in realtà Dio ha scelto tutto già in anticipo, quindi Dio fa quello che vuole e buonanotte al secchio. E alla fine il calvinismo quello dice, che alcuni li ha eletti avanti alla fondazione del mondo affinché siano salvati, altri li ha eletti, scelti, altresì la maggioranza della popolazione, per volerli mandare all'inferno. Quindi proprio non c'è spazio proprio per la scelta, eccetera. Quindi vediamo già in che contesto nasce il Salvatore ha salvato sempre. Poi alcuni hanno provato a riproporlo anche in altri tipi di contesti differenti, ma ovviamente non è una cosa sostenibile. Tutto il Nuovo Testamento è un invito alla costanza, eccetera, nella maniera più assoluta. Anche quei versetti che vengono presi a prova, tra virgolette, di questa errata dottrina, in realtà vengono caricati di significati che non gli sono propri, in quanto è vero che Gesù dice, per esempio, che noi non saremo mai rapiti dalla sua mano, nessuno ci separerà dall'amore di Dio, verissimo, ma lì parla di agenti esterni, non dice mai che tu non puoi sviarti, anche perché parla esplicitamente di sviamento, parla esplicitamente del cane che torna al suo vomito, parla esplicitamente di apostasia, cioè spostamento da una posizione. Questo letteralmente vuol dire apostasia. Vuol dire che una persona, ok, non può essere separata dall'amore di Cristo, è protetta dall'amore di Dio, ma fin tanto che essa, diciamo, permane nella grazia di Dio, permane nella sua benignità, dirà San Paolo ai Romani. Fin tanto che uno permane nella sua benignità, dimora nel suo amore, dimora ovviamente nella sua volontà, no? Stando nella sua grazia. Poi l'estremismo opposto sono quelli lì che invece devi fare, 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 se no ti scivola via la salvezza. Io non penso che la salvezza possa scivolare via, possa essere persa come un portafoglio per strada, però riconosco, perché lo riconosce il Nuovo Testamento, che qualcuno può rinunziarvi attraverso che cosa? Delle scelte sbagliate, la seduzione di questo mondo, comincia a incamminarsi nella via di Balaam, viene sedotto, viene a sviarsi andando dietro a Satana. Questo è possibile farlo. Dema, collaboratore di Paolo, dice: avendo amato questo mondo, questo secolo, questo eone, in realtà questo sistema di cose mondano, mi ha abbandonato. Quindi il cristiano, fin tanto che rimane, dimora nella grazia di Cristo, è al sicuro, assolutamente sì, non c'è minaccia esterna, ma dall'altra parte non viene annullata la sua decisionalità, la sua libertà di scelta. Tanto è vero che uno può anche uscire dalla grazia di Dio, uscire, potremmo dire, in conclusione, dalla mano di Cristo, dalla mano amorevole di Cristo. Purtroppo questa sciagurata eventualità purtroppo accade, la vediamo anche attorno a noi.